Buongiorno a tutti, salve, buon lunedì e buon inizio settimana a tutti. Siamo ritornati dalle vacanze, siamo qui in cucina e oggi prepariamo una nuova ricetta a base di zucchine. Facciamo delle frittelle di zucchine senza le uova, soprattutto per i nostri amici vegetariani. Iniziamo subito a presentare gli ingredienti e cominciamo subito. Questo è tutto quello che ci serve: 3 zucchine, un po' di prezzemolo, 40 g di farina 00, 40 g di grana padano. Questo è un po' di più, ma ne utilizzeremo 40 g. E un pochino di olio d'oliva, un po' di sale a vostro piacere e possiamo iniziare subito a tagliare le zucchine. Le puliamo. Le tagliamo in 3 parti e le mettiamo in una pentola con dell'acqua bollente e un po' di sale per 20 minuti. Ecco fatto, ho messo a bollire le zucchine, sono ancora calde come potete vedere, stanno fumando e possiamo iniziare subito con la nostra ricettina. Non vi ho fatto vedere come le ho tagliate e come le ho messe a bollire per il semplice fatto che è una cosa elementare e facilissima. E anche perché così possiamo risparmiare del tempo con il nostro video. Quello che non vi ho detto, aggiungeremo anche dei pinoli. Sono 15 grammi di pinoli, non costano tantissimo, 15 grammi di pinoli li potete trovare al supermercato a 99 centesimi. Quindi prendiamo subito una forchetta e iniziamo a rompere, a schiacciare le nostre zucchine in questo modo. Ci vogliono proprio pochissimi secondi. Le stiamo lavorando ancora così calde, anche perché non mettendo l'uovo non creiamo nessunissimo problema. Le lasciamo in questo modo, non deve essere proprio, diciamo, un purè, e andiamo in questo modo. Il gioco già è fatto. Adesso possiamo iniziare ad aggiungere un pizzico di prezzemolo, un filo di olio d'oliva che dà sicuramente un po' di sapore, un pizzico di sale, sale fate a vostro piacere, c'è chi preferisce molto saporito, chi meno. Mettiamo subito i nostri 40 grammi di grana e i nostri pinoli. Arrivati a questo punto mescoliamo prima di aggiungere la farina in modo da far sciogliere il grana e da insaporire bene. Ecco il perché le lavoriamo a caldo queste zucchine, perché in questo modo il grana si scioglierà e darà un sapore fantastico al nostro preparato per frittelle alle zucchine. Arrivati a questo punto aggiungiamo anche la nostra farina, la mettiamo un po' per volta, inizio a metterne 3 cucchiai. Mescoliamo e vediamo la consistenza che abbiamo ottenuto. Questa è una farina 00, una farina base. Io direi che ci siamo. Come vedete, è abbastanza cremosa e anche, diciamo, abbastanza filante per quello che dobbiamo fare. Non esagerate con la farina, se no le vostre frittelle avranno un gusto di farina, diciamolo proprio in maniera semplice, diretta, ma è questo. Quindi non esagerate con la farina. Arrivati a questo punto mettiamo subito una pentola, una padella con dell'olio d'oliva e iniziamo a friggere le nostre frittelle. Ecco fatto, ho messo la padella
con dell'olio d'oliva a riscaldarsi, dovrebbe essere già caldo. Possiamo iniziare subito a fare queste frittelle, sempre con il cucchiaio. Come potete vedere, prendo una cucchiaiata di questa roba, del nostro impasto, e la inizio a sistemare nella padella, abbassandole un po' dalla parte laterale del cucchiaio. Gli possiamo dare in questo modo la forma desiderata, anche se a me piace molto metterle, diciamo, un po' così e fare delle forme più o meno diverse. Ecco, qualcuno ci mette le uova, in queste non abbiamo messo le uova perché i nostri amici vegetariani in tanti non mangiano neanche quelle. Ormai sta diventando, non dico una moda, ma stanno diventando sempre più numerosi. Ok, ci vorranno circa 2-3 minuti, un minuto e mezzo per parte. Queste frittelle sono veramente squisite, sono veramente ottime, si possono utilizzare anche come un antipasto, giusto da aprire l'appetito ai nostri ospiti. Prendiamo un piatto, lo mettiamo vicino e mettiamo qualche foglio di carta Scottex o carta da cucina. La mettiamo nel nostro piatto in modo da assorbire perfettamente quel pochino di olio che avranno le nostre frittelle. Ecco, possiamo iniziare a girare le nostre frittelline. Avete visto che colore fantastico che hanno? Arrivato a questo punto e quando avrete questo colore sono pronte da girare. Le teniamo ancora qualche minuto, un minutino e mezzo, basta. Anche da quest'altro lato, e le possiamo subito iniziare a togliere. Benissimo, possiamo iniziare a togliere le nostre frittelle. Sono di una sofficità incredibile, sono veramente molto cremose e molto morbide, praticamente si squagliano in bocca e lasciano un sapore veramente fantastico. Prendiamo un'altra forchetta perché sennò ci diventa difficile toglierle, e le mettiamo nel nostro piatto dove abbiamo messo la carta Scottex. E andiamo avanti con la seconda tranche. Queste le faccio appena appena più grandi, se no non finiamo più. E voilà, le ho già sistemate nel piatto, così abbiamo risparmiato anche un po' di tempo. Queste sono le nostre frittelle di zucchine e pinoli. Sono veramente eccezionali e vi consiglio di provarle. E va bene, andiamo con questa prova assaggio, però prima bisogna mettere una spolveratina di sale, come si fa con le patatine fritte. E adesso sì che le possiamo portare veramente in tavola. Ne prendo una. Vi consiglio di farle perché sono veramente eccezionali.
Ve le faccio vedere ancora una volta e qui ve lo garantisco io che il sapore è veramente fantastico, signore e signori. Io vi ringrazio e se vi fa piacere mettete un like, un mi piace a questo video e soprattutto se vi va ad iscrivervi al mio canale gratuito YouTube mi farebbe molto piacere. Intanto vi ringrazio, vi auguro a tutti una buona continuazione di vacanze, ancora a chi è in vacanza. Io purtroppo le mie vacanze le ho fatte e ho ricominciato a lavorare. Grazie a tutti e un buon inizio settimana.